poi sono giorni che ci stiamo tribolando. Alla fine alle 11 è tornato tutto il quartiere e noi siamo rimasti al buio. Ma il salvavita a me è scattato. Ma che ti vuoi salvare? Non c'è più nessuno che entra. Comunque speriamo che almeno per oggi tenga. Poi già va. Incrocia le dita, Antonio, eh? Incrociamo. Voilà. Permesso? Rossella? Se il tizio del frigo bar non arriva neanche oggi, mi tocca incollarmi tutta sta roba fino a casa. Che serve? Con l'umidità che c'è qua dentro ci può conservare pure il vino. Ah già, piuttosto, spero che si ricordi i umidificatori piuttosto. Ma guarda, con il clima che è fuori, tollerabile. Peccato che questo dovrebbe essere un posto per bambini. Quello sì. Rossella? Rossella! Amelia! Meli! Ma che bella improvvisata! Come stai? Così. Guarda che sei proprio una stronza, ma ti pare sparire così tutto questo tempo? Neanche una telefonata? Speravo di vederti all'inaugurazione del ristorante di Pidotti. Ti ha fatto un sacco di merito, ha cercato! Scusa, ma sono stata sommersa. Abbiamo preso anche degli insegnanti di sostegno. Perché... Tanto là? Dove? Lì! Ah, no, niente, ho l'altro giorno sbattuto. Scusa, che cafone! Ti devo presentare Antonio, lui è Antonio, lei è Amelia, la mia amica Amelia Silvestri, l'unico 110 lode dell'anno accademico 80-81, giusto? Complimentoni! Il guaio di Rossella che mi sopravvaluta perché mi vuole troppo bene. Questo non è vero, ti odio invece perché non ti fa mai vita. Beh Rossella, io andrei. Senti Antonio, quando è che potresti fare un salto per mettere a posto le piastrelle? Non prima di giovedì. E che giorno è oggi? Oggi è lunedì. Vabbè, va bene lo stesso, dai. Troppo buono. Grazie, caro. A presto. È stato un piacere. Salve. Buon proseguimento. Grazie. Che facciamo imparate? Dai, andiamoci a sedere. Vieni. Ross, però io non posso trattenermi molto. Devo essere a casa fra mezz'oretta. Mio marito... Senti, tesoro. Dopo tutto questo tempo, 5 minuti di chiacchiere a ruota libera ci le possiamo concedere. Non sei d'accordo? Ma sì. Accidenti di nuovo, scusami. Scusami tesoro, guarda, non ci si crede, una continua altalena. Ho cercato anche l'amministratore questa mattina per parlargli, dargli questa benedetta busta. Tu l'hai visto? Oh, a proposito, hai ricevuto la mia mail? Sì, appunto per quello ero passata, però questo sabato non posso proprio esserci. Guarda, non potrò nemmeno io di questo passo, guarda come siamo messi. Ma perché non l'ho messa? Non ci si crede, quindi rischia di saltare tutto, te lo dico io. Sembra che non vada più di moda a lavorare lunedì mattina. Perché mi fai questo? Perché? Che poi sempre dalle stronzate devono partire ste polemiche. Se tu non mi istighi, io non le faccio le polemiche. Ti sembra che abbia voglia di litigare ogni occasione? Rispondi! Io non ho la forza, non ce l'ho più, guarda. Quindi per cortesia, guarda, ti supplico, non mi costringere, io ti supplico, non mi costringere, ti giuro, guarda, è massacrante, eh. Tu ogni volta sembra che non capisci. Le cose bisogna mettere per iscritto per farteli capire, E poi mi tocca pure stare a guardarti quando piangi, mi devo far venire i sensi di colpa. È troppo comodo, eh? Troppo comodo. Vaffanculo, va. Delegando agli altri questa responsabilità? Ma che sei matta? Non ci penso neanche. Cosa si dice a scuola da te piuttosto? Amelia, ti senti bene? Sì, scusa, no, un po' di emicrania, questi giorni sono stati... Ah, sai, ascolta, se vuoi ho delle gocce di ibuprofene. Guarda, l'ho provato proprio qualche giorno fa, da 400 mg, ne prendi una ventina di gocce in un po' d'acqua, anche a stomaco vuoto funziona benissimo. Pensa, l'altro giorno eravamo a Castelfusano con degli amici alla sagra della provatura, una signora tanto gentile... Senti, lo sai che mi piace molto come hai sistemato qui, cioè è un posto accogliente, intimo...
Ma lo dici te, a me sembra soltanto la tana del lupo cattivo per il momento. Comunque grazie. Senti, che ti posso offrire? Un po' di salatine e dell'aranciata calda? Questo ho. Sì, ma mi servo io. Oh, brava. Lo sai che mi sta benissimo portare i capelli? Li portavo così all'università. Ah, ecco perché mi piace tanto, mi ricorda qualcosa, l'università. Non è come il liceo. Quando finisce non ti senti liberata, carica di energie. Ma sei soltanto un po' più solo. Un attimo prima ti sembra di poter spaccare il mondo e poi che ti rimane? Abbracci soltanto il vuoto. Ma è per questo che quando perdi gli amici cari che si scompaiono un po' alla volta ci rimane tanto male. Ma già te! Ah, ecco! Oddio! Ho dimenticato di chiamare mio marito! Cristo, cazzo, è diventato impossibile vivere con te. Se non sapete dove cazzo stavi fino a luna, eh? E poi questa cosa del cellulare sempre spinto. Che cazzo ti serve se lo tieni spinto, eh? Ero a teatro, me ne sono dimenticata, no? Ascolta. Certo, ascolta, io devo sto qui per ascoltarti. Però prima o poi dovrai spiegarmi che cazzo vai facendo in giro. Me lo dirai o no? Santi Dio! Ti prego, Roberto. Basta. Ti prego Roberto, basta, ti prego Roberto, basta. Ti pare pregare questo? Ti pare pregare questo? E questa moda del mercoledì con le amiche? Che cos'è questa cosa? Eh? Tu non puoi trattarmi così. Tu non puoi trattarmi così. Non hai il diritto, capito? Non hai il diritto! Lo capisci? Lo capisci? Lo faccio per te perché... Per noi due lo faccio. Ci vediamo. Ci vediamo. Ho capito che ci vediamo. Sì, 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 non ti preoccupare, arrivo alle 9:30 con i ragazzi. Sì, direttamente. Senti, non mi dai altro momento, per favore, dai, lasciami un attimino ancora. È venuta la mia amica, te la ricordi, Amelia? Sì, vabbè, poi ti racconto tutto. Sì, d'accordo, a dopo. Ciao, ciao, grazie, ciao. Tormento. Rosa, ti volevo chiedere, tu te la ricordi Francesca Lupo? Chi? Francesca Lupo era una spilungona alta alta che seguiva con noi Storia Moderna. Sì, mi pare. Beh, che è successo? Allora, dopo il master, si è sposata con un sacramentone più vecchio di lei, un animale che usciva e entrava dalla galera sempre ubriaco. Insomma, pare che questo tipo le facesse certe cose, insomma... Quali cose? Vabbè, insomma, roba pesante, hai capito, insomma. A un certo punto, un giorno questo torna a casa, Francesca era in cucina, stava lavando, si avvicina, puzza d'alcol a vento, e cerca di attaccare zizzagna, insomma. Lei purtroppo ormai satura, non ci vede più, perde il controllo e zac, gli infila la forbice nella laringe. Ma in galera non ce la mandano, perché dopo tutto quello che ha dovuto subire la poveraccia, questa forbice in gola, insomma, diciamo che tecnicamente è legittima difesa. Mia cara, è dura. Comunque sai, pare che ne sia uscita bene. So che lavora a Londra all'ambasciata come interprete adesso. La vita. Avanti, Amelia, apri! Sto cercando di chiederti scusa, dai Amelia! Ti giuro, quando fai così mi fai girare i coglioni. Te ne rendi conto o no? Amelia! Mai senso della decenza, ma ti rendi conto, ti guardi allo specchio prima di uscire di casa. Cazzo, non le fai una giusta, ma ti sembra che quelli degli altri colleghi si presentano davanti al mio ufficio così in tuta? E cazzo, dai, apri! Apri! Tu, invece? Io cosa? No, dico con tuo marito. Bene. Va bene.